Berger e Julie Tallis salgono verso il K2, la loro montagna sogno. È l'estate del 1986. Non è la prima volta che affrontano insieme gli strapazzi e la fatica per raggiungere questa meta affascinante. Ora vogliono conquistarla, la montagna delle montagne. Il destino, tuttavia, non sembra essere favorevole. Si profilano eventi drammatici che faranno fallire i piani più arditi e riguardano alpinisti di tutto il mondo, americani, francesi, inglesi, polacchi, spagnoli, austriaci. Berger e Julie Tallis appartengono al top degli alpinisti mondiali. Con cinepresa e microfono hanno documentato in immagine e suono i tentativi di salire questa montagna e sono giunti fino alla quota di 8.000 metri. Per molti anni hanno costituito il film team più alto del mondo. Ci sono varie vie che salgono alla cima. Ogni spedizione ha il suo itinerario. Per noi sarà lo Sperone Abruzzi. Talora sulla stessa via si trovano più spedizioni. Ciò può costituire un vantaggio perché ci si può aiutare a vicenda. L'affollamento in uno stesso punto però aumenta anche il rischio, come avviene nel traffico cittadino. Su un 8.000 come questo non si può arrampicare alla leggera. Bisogna acclimatarsi, portare in alto equipaggiamento, vivere, tende, allestire i campi per l'attacco finale, indispensabili per sopravvivere in caso di bufera. Tutto quello che abbiamo con noi è stato scelto con la massima cura. Strada facendo allestiamo dei depositi e questo ci richiede altro tempo, molto tempo. Rimanemmo chiusi nelle tende. La bufera quasi schiacciò i nostri ripari. Noi due dovemmo abbandonare la tenda. Julie fu accolta dagli austriaci. Io approdai da Alan in Rufka. La bufera non accennava a scemare. 3 giorni dopo aver raggiunto la cima, Julie cessò di vivere. Dopo altri 3 giorni a combattere con la morte, fu Alan. Andò in delirio, mancava l'acqua, il gas, il cibo. In una schiarita, Willy, Alfred e Hannes, che ancora si reggevano in piedi, iniziarono la discesa. Li seguì Rufka, ancora relativamente in forze. Dopo un centinaio di metri, Hannes ed Alfred caddero, morti. Consegnai ancora ad Alan il sacco piumino di Julie e gli morì nella tenda. Nubi meravigliose, forme fantastiche, le nubi che Julie amava tanto. Lei usava dire, le nubi posseggono 2 volti. Questo è il volto bello, fantastico, quello dei sogni della mia infanzia. Nelle sue forme bizzarre ho visto tutto ciò che era possibile. Le nubi però hanno anche un altro volto, oscuro, capace di annientare i tuoi sogni.